Però vedere un po' cos'è l'autostima, ok? Vedere come si forma, cos'è, ok? Poi darvi degli esercizi che potete fare a casa che può aiutarvi in questo sviluppo. La mia è una concezione, dico sempre, un po' esistenzialistica dell'ipnosi, sì, dell'autostima. Cosa vuol dire? Vuol dire che non credo che ci siano delle regole fondamentali per l'autostima. La mia è un'idea di questo tipo, ovvero per quello a volte quando faccio questi incontri dico sempre sono molto importanti, come è importante anche una buona psicoterapia se uno vuole affrontare veramente il tema dell'autostima. Perché l'autostima deriva, arriviamo già al concetto di base per me, da una grande conoscenza di sé. Va bene? La conoscenza di sé, che attenzione! E qua non vorrei entrare a volte in contrasto con alcune teorie, non so, come sappiamo, no, a volte Raffaele Morelli, no? Dice ascolta te stesso, sii te stesso. È vero, ma si può ragionare anche diversamente. Cosa vuol dire? Perché conoscere se stessi davvero vuol dire innanzitutto conoscere le proprie radici, capire che educazione si è ricevuta, no? Capire quindi la propria storia, l'educazione ricevuta, i messaggi ricevuti e l'idea di noi che ci siamo fatti. Questo è fondamentale. Perché è fondamentale? Perché se noi capiamo da dove arriviamo, capiamo perché ci comportiamo con noi e con gli altri in una certa maniera. E questo è molto importante, perché anche, come diceva Oscar Wilde, i genitori, da piccolini, no? Si ascoltano sempre. Da grandi si criticano e da ancora più grandi si perdonano. Quante volte, infatti, anche in stanza di terapia succede che le persone sono bloccate in certe situazioni esistenziali e cosa fanno ogni tanto? Perché è colpa dei miei, è perché. Allora, certamente le situazioni passate ci hanno formato in una certa maniera. Ma la vera libertà, e per me, ecco, per me l'idea dell'autostima fondamentalmente è libertà, è capire la storia anche dei propri genitori, capire da dove arrivano, perché hanno detto o fatto certe cose. Così si acquisisce proprio quell'importante distacco, quel distacco dal proprio passato, per esperire delle cose nuove. Questo secondo me è davvero, davvero molto importante. Perché se io conosco me stesso, posso anche imparare a creare delle nuove idee di me. Quante volte nei libri sull'autostima, qui manuali che sto anche nelle librerie, nelle edicole, no? Tutti dicono cosa fare. Certo, non è impossibile fare delle cose nuove, ma molto spesso quello che ci frena è il nostro passato, le nostre convinzioni, che spesso neanche sappiamo. E a volte ci vuole qualche seduta di psicoterapia per capire le convinzioni che abbiamo. Mi viene in mente un paziente che ho seguito, lui è arrivato dicendo chiaramente: io sto male con i miei colleghi, va tutto male, nessuno mi capisce, non mi trattano bene, eccetera, eccetera, eccetera. Ho pensato, è brutta storia, certo, brutta storia, ovvio. Approfondendo le cose, viene fuori una cosa interessante, che questa persona si aspetta sempre che gli altri lo ricambino nella stessa maniera con cui lui tratta bene gli altri. Mi spiego? Lui è molto di aiuto per i colleghi, per gli amici e tutto, però sta male profondamente quando una persona magari non gli risponde nella maniera che vorrebbe o si discosta. Avete capito? E questo concetto non è chiaro subito, ma se noi capiamo come siamo fatti, possiamo cambiare qualcos'altro. Questo è molto importante. Ecco perché la serata di oggi vuole essere una serata dove vi do, ecco, vedete la slide, vero? Sì? Datemi un cenno. Ok. Un seme che vi do. Un seme, un colpo di vento, un po' per farvi cambiare alcune idee e darvi qualche idea che potete coltivare, oppure no, ovviamente. Quando si chiedeva, tanti anni fa, Freud ha scritto un saggio, non ricordo il titolo, no? Cos'è la personalità umana? Cos'è l'essere umano? E Freud disse: chiedetelo ai poeti. Non a caso, per chi non so, mi segue su Facebook, sa che sto facendo delle serate sulla poesia. Perché
L'altra volta abbiamo fatto una bellissima serata su Umberto Saba, che trovate su YouTube sul canale Modelli di Cambiamento, e a luglio lo faremo su Montale. Ultimamente la mia grande passione è la poesia, perché ci trovo tantissime verità, e dopo ho visto che anche Fai detto chiedetelo ai poeti. Chiediamolo ai poeti allora, anzi chiediamo una cosa a Charles Dickens, il famosissimo narratore inglese dell'Ottocento. Allora, voi conoscete penso questo libro, forse non tutti, ecco, però il canto di Natale. Il canto di Natale ha una miriade di tecniche psicologiche che vengono usate anche in ipnosi, almeno che io e quelli dello studio usiamo in ipnosi. È molto interessante. Il canto di Natale racconta di un uomo freddo, scorbutico, arrabbiato col mondo. Non è gentile con nessuno e non si aspetta dagli altri le gentilezze. Una notte viene a trovare uno spirito che lo porta indietro nel tempo. Lo porta indietro fino alla sua infanzia. E nella sua infanzia lui vede se stesso su un tavolo di scuola, da solo, abbandonato da tutti. Poi viene la sorella a prendere questo ragazzino e dice: dai, ora torna a casa, il papà adesso è buono finalmente. Questo gli fa capire probabilmente che atmosfera c'era a casa. Qui il protagonista del romanzo piange, si commuove guardando se stesso nel passato. Ha, come potremmo dire, una abreazione a un momento molto importante. Tante volte in trattamenti ipnotici si va a riscoprire qualche aspetto di sé del passato e tante volte si piange ricordando un'esperienza, anche se non si ricorda magari visivamente, ma si ricorda come con delle sensazioni, delle emozioni. Tanti miei pazienti, ad esempio, a volte piangono o ridono e non è che vedono perfettamente qualcosa, però sentono che sta accadendo qualcosa, un ricordo, una sensazione. Ebenezer Scrooge poi torna nel presente e inizia a comportarsi diversamente, si sente meglio con gli altri, è gentile e accetta le gentilezze degli altri. Perché nel passato, probabilmente, è ipotizzabile pensare che il giovane Ebenezer Scrooge non ha sentito tante gentilezze in casa sua. Poi c'è questo tema dell'averlo portato in questa scuola, lontana da casa, dove dormiva là probabilmente, quindi non tornava a casa. Probabilmente ha imparato a non aspettarsi del bene dagli altri. Mentre dopo questa esperienza, e vedendo anche gli altri bambini che tra di loro giocano, impara che gli altri possono essergli vicini. E quindi inizia a fare un cambiamento. Questo è molto importante. Infatti i passi per l'autostima, come vedete, per me sono comprendere il passato, il presente, esperire, fare nuove esperienze e mettersi alla prova. Io faccio un esempio che faccio un pochino sempre ultimamente. Da quando ho iniziato a fare un po' di palestra, mi sono accorto che fissando un piccolo obiettivo, ecco, altro argomento, adesso arriviamo al punto, non so, faccio palestra per stare meglio con me stesso, con il mio corpo, non avere sempre mal di schiena, lo sto realizzando facendo delle cose, mettendomi alla prova di giorno in giorno. Alla mia prima conferenza dell'autostima, che tenni circa 4-5 anni fa, avevo chiesto alle persone: cos'è l'autostima? E tutti: volersi bene, sentirsi forti, tutte quelle cose molto importanti. Ma non mi bastava. A un certo punto un ragazzo dal fondo della sala dice: finire le cose. Che lavoro faceva questo ragazzo? L'imprenditore. Ecco, ovviamente non solo gli imprenditori finiscono le cose, lo so, ma il concetto cos'è? Darsi un obiettivo e portare a termine le cose. Che siano delle cose molto piccole o delle cose molto grandi, questo è molto importante. Come sappiamo, la valanga deriva da un po' di neve alla volta, un esempio un po' terribile, però ci siamo capiti. Un passo fondamentale che trovate in ogni libro dell'autostima è questo: darsi un obiettivo. Anche in psicoterapia è così, è solo che se ne parla poco. Sapete perché se ne parla poco? Perché le persone vogliono tutto subito, vogliono che ci sia come una magia che arrivi.
Certo, compito mio e degli psicologi, degli psichiatri, delle persone del campo mentale è aiutare, ma è importante fissare un obiettivo. Cosa vorresti? Non è facile, lo so, però qua parliamo di autostima, ecco, l'autostima è importante fissare un obiettivo. Andiamo un pochino avanti, facendo un po' di teoria, ecco, l'autostima sappiamo si basa, no, sulla relazione fin dall'infanzia. Si impara l'autostima. Qua potremmo, ecco, un consiglio mi viene un po' da dare, qua nel campo genitoriale, ecco, molto spesso capita, insomma, a volte vedo, no, dei genitori, persone stimabilissime, ottime persone, che quando raccontano certe cose nel rapporto con i figli un po' fa pensare, a dire aspetta un attimo che qua se facciamo una cosa un po' differente forse va un pochino meglio. Cosa vuol dire? C'è questa abitudine, io non lo so se è un'abitudine vera o se è una cosa che vedo solo io al lavoro, ma è più facile fare critiche che complimenti. Cioè, è più facile fare critiche che complimenti, ma anche per delle cose veramente banali. Ho dei genitori che mi raccontano che i figli sono bravissimi a scuola, eccetera, eccetera, e poi dicono, però non pulisce mai la stanza. Allora, certo, dopo so qua i genitori adesso mi odieranno e mi diranno tutti, ma tu non sai cosa vuol dire, lo so, però io so che ogni persona ha i suoi tempi, io in terapia vedo persone cambiare dopo 2 mesi, 6 mesi, alcuni dopo un anno di lavoro. Lo ammetto, non è tutto un cambiamento rapido e ogni persona ha il suo tempo di fare le cose. Ci sono persone che trovano la propria ragazza, il proprio ragazzo a 40 anni, a 20 anni. No, non credo in un'idea unica di autostima e di benessere, non ci credo, non ci posso credere col lavoro che faccio, non riesco a crederci perché ho persone che mi raccontano delle cose così vere, così forti, così sentite, che la loro verità in quel momento è così, sarà diverso un'altra volta, ma è un passo alla volta. Come dice Galimberti, tanto citato, e lo cito anch'io, l'identità è un dono sociale, ciò che diciamo agli altri diventa parte della loro storia, diventa un'idea che hanno di loro. Se io dico a una persona sei cattivo, sbagli sempre, questo lo fai male, questo, che idea si farà questa persona? Non rispondo, fategli un'idea. L'autostima quindi si basa dalle esperienze passate, anche dalle esperienze del presente, perché ecco, altro concetto per me molto importante è questo qui. Ci sono delle persone che hanno delle storie terribili, ma terribili. Cioè, sono dei pazienti che ti raccontano una storia, ma vedi che è vera, non si tratta di pazienti deliranti. E tu dici, ma come ha fatto ad arrivare fino adesso e a diventare magari un professionista affermato? Non lo so, nel senso che a volte il passato condiziona, ma non sempre. La persona può aver fatto un classico colpo di reni, un cambiamento, un insegnante che ha trovato, degli amici, dei parenti, qualche esperienza che l'ha aiutato. Così come delle persone che hanno avuto dei genitori magnifici, ma un ambiente circostante molto duro, e ce l'hanno fatta lo stesso. Quindi le esperienze del presente ci possono aiutare. Quindi c'è sempre una possibilità di cambiamento da quello che vedo. E l'autostima si basa anche tanto sulla comunicazione. Questo lo vedremo un po' alla fine, ma vi dico già una cosa, se volete già cercarvi in internet le cose o nei libri, eccetera. Il concetto di comunicazione aggressiva, comunicazione aggressivo-passiva, comunicazione passiva e comunicazione basata sulla assertività. Imparare a comunicare con assertività, che a leggerlo sembra molto facile, in realtà non è molto facile. Perché dire a una persona, la tua idea ci può stare, io la penso diversamente,
non è sempre facile, perché a volte si pensa di ferire gli altri, di perdere gli altri. È un classico questo. A proposito, dicevo prima a Jessica che volevo fare un giorno un video su un film di Woody Allen, Anything Else. Allora, non so se l'avete visto, mettetevi in lista. Allora, se volete migliorare l'autostima, guardate, comprate il film di Woody Allen, Anything Else. Un film magnifico, mi ha cambiato la vita. Beh, non mi ha cambiato la vita, ma ha dato degli stimoli molto importanti tanti anni fa. Questo film ve lo dico perché fa parte un po' del, vediamo come magari una conferenza, taglio altre cose, tanto le trovate anche su altri video miei, eccetera. Anything Else è la storia di Woody Allen che è amico di un giovane sceneggiatore che sta cercando la sua strada, questo giovane sceneggiatore. E cosa succede? Succede che sta questo sceneggiatore con una donna con cui non è minimamente ricambiato, ma in maniera chiara, quasi comica, ridicola. E lui continua a starci insieme. Ma attenzione, uno può dire, certo, ci sto insieme, magari lei mi tradisce, ma a me va bene. Quante coppie sono così? Esistono, nella mia esperienza vedo di tutto. Però attenzione, lui non vuole questo. Lui non vuole essere tradito. Ma viene a scoprirlo, ma lo nega a se stesso, trova un sacco di scuse per starci comunque insieme. E cos'è che... E lui dice a Woody Allen, la mia paura è dormire da solo e la morte e le insicurezze della vita. Woody Allen dice, certo, la vita è paura e morte. È paura e morte. E il protagonista dice a Woody Allen, non si chiama Woody Allen nel film, dice, sai, a volte è meglio ciò che non sai, non ti ferisce. E Woody Allen dice, no, ciò che non sai ti ammazza. Ciò che non sai ti ammazza, ti toglie un sacco di possibilità. Il protagonista di questo Anything Else per anni non va a fare carriera perché ha paura di lasciare il suo impresario, il suo manager, questa ragazza che non è a quanto pare la ragazza per lui. Poi alla fine accadono delle cose. E se volete sapere poi Woody Allen che fine fa in quel film, guardate il film che è molto importante. Questo cosa voglio dirvi? Che ciò che blocca l'autostima è la paura. Perché si sta male? A volte può essere difficile stare con gli altri o vivere bene, affrontare i cambiamenti a causa delle idee che abbiamo di noi stessi, degli altri e del mondo. E a volte attuiamo idee e comportamenti che ci possono portare a star male con gli altri, con gli eventi, o creare situazioni in cui stare male. Queste frasi molto lunghe per me è un po' un sunto che ho creato proprio in questi anni per capire un po' i meccanismi che ci portano a star male a volte. A volte non si cambia per dei traumi passati, paure, ci portano a non andare avanti. Quante persone che hanno avuto un attacco di panico, che è bruttissimo, lo so, nel senso, adesso non voglio toccare il tasto che apre sempre molte spirali di discussione, ma l'attacco di panico, certo, è un fenomeno molto brutto, un senso di morte, soffocamento, ecco, diventa poi limitante, le persone non fanno più le cose per dei traumi vissuti. I cambiamenti possono essere molto difficili anche, no? Partiamo dalla fine, scusate, a volte no. Noi attuiamo idee e comportamenti che ci portano a stare male con gli altri, no? Oppure creiamo situazioni in cui stare male. Il protagonista di questo film, se vedete, è perfetto, perché lui ha paura di trovare la felicità, diventare un bravo sceneggiatore a Los Angeles. E quindi rimane nella classica, diciamo, la comfort zone. Perché, ricordiamoci una cosa, scusate, ma comfort zone non è sempre bello. Cioè, sembra zona di comfort, sì, ok, ma molto spesso la zona di comfort è anche quella che ci porta a stare tanto, tanto male. Ma a volte è così tanta paura di quello che potrà avvenire che ci blocchiamo.
A volte può essere difficile appunto stare con gli altri, vivere i cambiamenti, eccetera, anche per il passato. Mi viene in mente la mia paziente che seguivo tempo fa. Ecco, le cose che vi dico sono casi veri, un po' modificati, ovviamente, ecco, questo sia chiaro. Questa persona è di quasi 40-45 anni, bellissima persona, intelligente, anche affascinante, diciamolo. Beh, paure totali su ogni cosa. Ha un lavoro, riesce ad avere un lavoro, ma fuori da lì è un'insicurezza costante. Chiede rassicurazioni, ma veramente forti, 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 forti. E cosa viene fuori secondo voi? Ogni storia è a sé, no? Ma lei è cresciuta in un ambiente in cui c'era il papà che faceva tutto in questa situazione familiare. Faceva tutto. Contemporaneamente la mamma non era molto rinforzante verso la mia paziente. Quindi lei è cresciuta con l'idea che qualcuno farà sempre qualcosa per lei, il papà, ma dall'altro ha ricevuto spesso delle critiche continue che hanno portata ad abbassare un po' l'autostima, ok? Ora, di chi è la colpa? Di nessuno. La mamma di questa paziente aveva una storia di un certo tipo, però se noi vogliamo aiutare le persone a noi vicini, i nostri figli e compagnia bella, dobbiamo un po' imparare la nostra storia e provare a fare dei cambiamenti, insomma. Ecco, per dare delle istruzioni nuove agli altri. Allora, sentite, andiamo un po' avanti perché, ecco, perché questo? Come dice Eric Kandel, un premio Nobel, i nostri ricordi, coscienti o meno che siano, creano cambiamenti anatomici nel cervello. Quindi, quante volte anche i pazienti, no, dicono: ah no, non mi ricordo, ma non ho ricordo su questo. Però poi vedi come si comportano e capisci subito che c'è qualcosa, cioè che c'è un apprendimento vissuto in qualche maniera. Quante volte le persone anche timide, introverse, impaurite, hanno un modo di camminare che si vede subito. Fermi tutti, io sono contro, ma stracontro lo studio del comportamento. Attenzione, no, comportamento, sapete, fisico, incrociare le gambe, mettersi così. Allora, qua tanti colleghi mi daranno anche conto, lo so benissimo. Io sono aperto a varie possibilità. A volte essere così o essere così vuole anche dire sto ascoltando, sono presente, quindi no, non lo so a riguardo. Comunque, però alcune persone, magari molto insicure, molto preoccupate, hanno un certo modo comportamentale che mostra una certa paura, ritrosia, si comportano come se stessero per aspettare una sberla in testa da qualcuno, parlando a livello molto concreto. I ricordi quindi sono spesso somatici, esperienze. Non a caso io faccio l'ipnosi, che quando la faccio bene, nel senso che certo, voglio sempre farla bene, ogni paziente a sé. A volte ci vogliono più sedute, insomma, è sempre un lavoro, diciamo, di chirurgia, ecco, complesso. Quindi cosa vuol dire? Adesso ho perso il filo, comunque. Allora, l'autostima su cosa si basa? Si basa su alcuni pilastri. Adesso non ricordo i pilastri. Allora, c'è un libro che ho letto a inizio carriera, si chiama, libro che vi consiglio, I pilastri dell'autostima. Non mi ricordo l'autore, ma se andate su Google lo trovate subito. Ripeto, pilastri dell'autostima. Parla di alcuni pilastri, tra cui consapevolezza, accettazione, affermazione, responsabilità e ultimo, ma non ultimo, il darsi degli obiettivi. Darsi degli obiettivi è tutto. È tutto. Darsi obiettivi è importante. Allora vi propongo una cosa. Studiando vari autori di PNL, psicologi e tutto, è una cosa che io faccio, mi ha aiutato tantissimo. Ho disegnato un triangolo.
Un triangolo, semplice. Al vertice ho scritto obiettivo, cosa voglio. Alla base ho scritto convinzioni, valori, ciò che è importante per me, le idee che ho. A lato ho scritto azioni e a lato di azioni ho scritto flessibilità. Perché ho scritto flessibilità? Perché tantissime azioni che farete non serviranno a un emerito, ecco, a niente. Perché le azioni a volte non funzionano, bisogna cambiare azioni. Io vi assicuro che fatto chiaro un obiettivo, lavorato bene sulla base, le idee, le convinzioni, i valori, e qua io ripeto sempre, ci si cambia tramite delle belle esperienze di vita che ti cambiano la vita, o e tramite la psicoterapia fatta bene, secondo me, e delle azioni da fare, perché ci sono sempre delle azioni da fare. Ecco, questa è un po' la mia idea. Quindi l'autostima si basa sulla consapevolezza, discorso dell'inizio, no? Chi sono? Chi sono i miei antenati? Cioè antenati vuol dire generazione prima e non sto parlando di chissà cosa. Consapevolezza delle mie passioni, di chi sono, dei miei limiti. Ecco, autostima uno pensa sempre che sia volersi bene eccetera. Ho capito volersi bene, ma vuol dire anche conoscere i tuoi cavoli difetti. Perché tutti abbiamo dei difetti, tutti stiamo sulle palle a qualcuno. Perché abbiamo qualcosa. Ah, capiamo come siamo veramente. Accettazione. E qua. L'autostima è accettazione anche. Accettare che gli altri possono pensare diversamente da noi. Quante volte accade questo? Accettare che una relazione è fallita. Prima Jessica diceva, no, a volte è importante anche il sudore di Bach, no? Un po' per stare meglio, magari per dei cambiamenti. A volte accettare, no, che magari la compagna e il compagno possono non andare. Qua apriamo un discorsone. Sun Tzu diceva, bisognerebbe modificare i propri piani a seconda che le circostanze siano favorevoli o meno. Questo è un altro esempio, un po' da stratega, ecco. Accettazione dei propri limiti anche, accettare di prendersi delle pause a volte. Poi c'è il tema dell'affermazione. E qua io dico sempre, non vuol dire affermarsi, non so, alla Hitler, no, mi impongo su qualcuno. Affermarsi vuol dire esporre anche la propria idea a volte, in certi casi. E qua gli esempi sono, quanti possono essere, miliardi di idee. Esporre il proprio parere. Responsabilità. La responsabilità è un concetto molto importante, ovvero sapere che qualsiasi cosa voi facciate avrà un effetto sugli altri. Uno. Seconda cosa, nessuno vi tirerà fuori dal buco in cui siete. È compito vostro tirarvi fuori. E cosa vuol dire? Magari contattare, non so, lo specialista giusto, se una mano alla gamba o alla mente o qualche altra parte, ok? Responsabilità delle proprie azioni, eccetera. E darsi obiettivi. Questo è fondamentale darsi gli obiettivi. Innanzitutto di a te stesso chi vuoi essere, poi fa ogni cosa di conseguenza. Ecco, su questi pilastri dell'autostima ho fatto vari video, li trovate anche su YouTube, cercate il mio nome, autostima, ho fatto varie conferenze su questi temi e oggi non voglio spiegarli ogni volta a tutti perché dopo diventa noioso, però il concetto è quello, che si basa sui concetti di prima. Discorso di prima, e questa qua è una frasetta che ho creato proprio anni fa. L'autostima deriva dalla consapevolezza degli schemi, convinzioni appresi e messi in atto, dalla creazione di nuove idee e dall'esperire nuove esperienze. Questo ci dà quello che gli psicologi dicono un buon senso di efficacia. I pensieri che facciamo, dice il dottor Dispenza. Dottor Dispenza ha fatto un libro che non mi ricordo il titolo, cercato di Dispenza, è un libro che ha la copertina che è terribile, cioè sapete quei libri di autogrill? Insomma, uno dice vabbè, simpatico, ecco, in realtà insomma è un gran libro, è un medico e tutto, lui ha fatto, cita tantissimi studi, il concetto è questo, i pensieri che facciamo provocano reazioni chimiche che poi diventano comportamenti e poi abitudini.
E dopo dice un'altra cosa, che i comportamenti che facciamo condizionano i nostri pensieri. Vi faccio l'esempio più banale del mondo. Quanto si sta bene dopo una bella corsa? Spesso è così. Ecco, i comportamenti cambiano e viceversa. Questo è molto importante. I terapeuti, come sappiamo, cognitivo-comportamentali, no? Basano tutto il loro lavoro sul cambiamento dei pensieri per stare bene, no? Lo sappiamo. Quante persone che arrivano adesso, Jessica, a proposito, è vero, eh? 2, 3 adesso e mi distolgono dalla lezione. ha perso il filo adesso. Quindi, ecco, cognitivo comportamentali si basano su questo concetto di lavoro. Io mi baso su quello, ma da ipnotista ericksoniano mi baso anche proprio tanto più sulle esperienze inconsce. Quindi miro più che altro, ecco, a mandare in uno stato di trance, lavorare su certe cose, un po' più sulle esperienze. Comunque, ottimo il lavoro sui pensieri, sui comportamenti. Allora, qua, a proposito, dobbiamo fare una serata, Jessica, una lezione solamente su come è fatto il corpo umano. Infatti, c'è qualcuno che... Raise the hand. Qualcuno ha alzato la mano. Possiamo fare domande dopo, per favore, che vado avanti? Segnatevela, per favore. Dottor Panksepp, morto qualche anno fa, è un fisiologo, se non sbaglio, ha scoperto, è stato uno tra quelle persone che hanno scoperto, visto, che nel cervello ci sono i cosiddetti 7 moduli emozionali. Ok? Sono delle parti del cervello. Uno si occupa ricerca passione, uno gioco fantasia, sesso desiderio, rabbia, cura, affetto, tristezza, panico, paura, ansia. Qua sono le sostanze, no, legate a questi aspetti qua. Lo trovate anche sui libri di medicina e tutto. È molto interessante questo, perché ci porta alla seconda slide che ho preso, l'ho un po' modificata, da un bellissimo libro del dottor Montecucco di Bagnoli di Lucca, mi pare che sia. È un medico e ha fatto un bel libro. Il concetto è questo. Avete visto queste cose qua? Noi praticamente ci muoviamo su questo primo cerchio, ovvero che tutti quelli presenti in questa conferenza ci muoviamo tutti qua dentro. C'è chi è più idealista, chi io timido, chi io insicuro, chi io dominante, chi io seduttivo, chi io controllante. Ci muoviamo tutti qua, ovviamente con varie sfumature, va bene? Perché succede? Allora, poi quando stiamo male, andiamo in terapia o ci scompensiamo, andiamo nel campo esterno, qua fuori. Cosa vuol dire? Esempio, una persona che ha lì un insicuro, un po' tenente insicuro, può succedere che gli dicono: dai, dato che comunque sei bravo, da Verona ti spostiamo a lavorare a Roma tra un mese. E l'insicuro potrebbe dire: oddio, mollo la mia famiglia, voglio andare fino a Roma. E se si scompensa può, eccolo qua, assumere i tratti della personalità dipendente di personalità, che sono quelle persone che a fare le cose da soli hanno una gran paura, parlando terra terra, va bene? Un esempio è questo. Ora, perché una persona diventa io insicuro, dipendente o evitante? Ecco, evitante chi è? Sono quelle persone che hanno un'estrema paura di essere criticati dagli altri. Ok? Loro vedono una persona e già si aspettano accuse. Accade perché nella loro vita hanno avuto spesso dei momenti di paura e ansia. Ok? Cattivato il cortisolo e tutte quelle cose lì. Ora, se noi fossimo
il benessere totale deriva dall'essere qua al centro, no? Sé centrale. Vedete? Il sé centrale cos'è che ha di bello? A volte ha paura, a volte è triste, a volte prova affetto e cura, a volte ricerca passione, a volte gioca, a volte sesso, eccetera, ok? Ma ahimè non siamo mai in questo equilibrio perfetto, almeno io no, dopo magari altre persone sì, ma ci muoviamo tutti in quei meccanismi là, e forse è proprio la natura comunque che vuole così, nessuno è nell'equilibrio. Il problema è quando si va qua fuori, e qua siamo messi insomma pericolo, ecco. Una cosa interessante, questo schema, ecco, ci faremo una serata comunque, Jessica, vediamo in qualche maniera, perché ne parleremo di ogni aspetto, di questo aspetto qua, va bene? Sulle differenze, su queste, che è molto interessante. Allora, scusate, cancello qua che non c'entra. Nell'infanzia, vedete, abbiamo tutti i moduli emozionali aperti e pronti a lavorare. Siamo tutti molto abbastanza plasmabili su certe cose. Infatti abbiamo poi i condizionamenti, ok? Le cose che gli altri ci dicono di fare, ci puniscono se facciamo qualcosa e ci amano se ne facciamo delle altre. Quindi noi impariamo a fare ciò che ci porta a essere visti e considerati. Ok, questo è molto importante. E poi c'è il concetto dell'autostima, che è un cambiamento rispetto a quei due schemi là, perché io ne sono consapevole e cambio. Avete visto sopra che ho messo BGA? Chi ha fatto analisi transazionale sa a cosa mi riferisco: adulto, bambino, genitore. L'adulto è l'autostima, secondo me. L'autostima, no? Che so chi sono, so cosa voglio, non ti pesto troppo i piedi, non li pesto neanche a me e cerco di far la mia strada. Poi c'è la parte bambina, ok? E poi i G sono i condizionamenti, parte genitoriale. Attenzione, qua mi sto riferendo sempre ai genitori creativi, no? Genitori è anche la società, con le sue leggi, i suoi limiti, giusto? Se pensate ai paesi del Medio Oriente, no? Che sono molto differenti come cultura, ecco, lì c'è l'ambiente genitoriale diverso dal nostro. Certe cose là sono inconcepibili per noi. Mi pare che solo recentemente le donne possono guidare in uno stato del Medio Oriente, non ricordo quale sia. Ecco, per noi è inconcepibile una cosa del genere. Ma per loro, fino a qualche anno fa, era così. Discutibile, anche loro stessi ne parlavano male, però era così per un bel po' di tempo. Quindi passiamo all'argomento fondamentale sul lavoro per l'autostima, ed è il lavoro sulle convinzioni. Le convinzioni è questa parte centrale, no? I condizionamenti. Le convinzioni sono quelle idee rigide su noi stessi, sugli altri e sul mondo. Ci indicano solamente una strada. Sapete cos'è che ha fatto sì che i terroristi attaccassero le torri gemelle? Una convinzione. Un'idea così fitta in testa che non c'è altra via. Come dice il grande formatore che io stimo tantissimo, Anthony Robbins, che ha delle gran belle idee, secondo me è molto, molto capace, secondo lui le convinzioni sono qualsiasi principio guida, dettame, fede, passione capace di fornire significato e direzione alla vita. Cioè, stiamo parlando di una fede qua, una fede incrollabile su qualcosa. Ecco, la bella notizia che vi do, è brutta, è che noi non sappiamo tanto le convinzioni che abbiamo. Vi sembrerà strano, ma tantissime cose che fate, che vi sembra normale pensare così, è dettato da un'idea che spesso non sapete. Come si scopre che idea è? Ma un modo c'è, eccolo qua. Le convinzioni solitamente
si basano su giudizi generalizzati su di sé o sugli altri. Non valgo niente, totale. Gli altri mi guardano male, tutti mi guardano male. Oppure pretese assolute. Io devo assolutamente prendere 8 a scuola, tu devi assolutamente, gli altri devono volermi bene. Quante volte accusiamo gli altri, vorremmo che gli altri facessero quello che noi vogliamo. Che per noi è così normale, eh? Ma non è così la vita. Le convinzioni sono delle macchine di fede tremende. Causa-effetto. Se, allora, matematica. Se glielo dico, non vorrà più parlarmi. Qual era la grande paura? La grande paura del protagonista di Anything Else, no? La sua grande paura era: se io mollo la ragazza, sarò tristissimo per sempre. Sapete cosa scopre dopo? Che la molla e non è mica triste. Ma lui era convinto di questa cosa. A noi magari fa sorridere, dice, beh, vabbè, è facile. Non è facile. Posso, non posso. Devo, non devo. Bisogna, non bisogna. Le convinzioni si creano. Esperienze con gli amici, esperienze passate, eventi traumatici, i media. Quante volte i media, no? Ci impongono delle cose. Come sappiamo, Pasolini, il grande critico e poeta, diceva proprio che adesso la dittatura non è il fascismo, il nazismo, ma sono i media che ci dicono cosa pensare. Ed è vero. Io mi sono spesso discostato da queste idee per vari motivi, perché sono sempre abbastanza possibilista. Però in fondo c'è un meccanismo di questo tipo, anche solo per il commercio stesso, eccetera. Oh, ecco qua alcune convinzioni di quelle proprio belle, proprio quelle che portano la gente in terapia. Devo occuparmi sempre degli altri. Se non lo faccio, non mi parlerà più. Se non lo faccio, lo perdo, la perdo. Deve darmi ragione. Devo capire tutto. Se sta con me, deve venirmi incontro. Spesso nelle coppie avviene questo meccanismo. Oppure non ce la farò mai. Bella convinzione questa qua, la più catastrofica. Ma la più bella è questa qua. Bisogna che... sì, bisogna. Insomma, cavolo, ti sposo, devi fare certe cose. Devono capirmi gli amici. Questi meccanismi sono quelli che fanno star male. Ecco, una convinzione che aveva Ebenezer Scrooge del Canto di Natale forse era questa: se chiedo, nessuno mi verrà incontro. Che era molto freddo e rigido. Avrà imparato nel suo passato che se chiedeva aiuto, nessuno c'era. In quella fredda scuola dell'Inghilterra. Potete prendere carta e penna un giorno e fare questa simpatica tabella. Scrivete evento, è una tecnica, si chiama ABC, cognitivo comportamentale. Scrivete nelle conseguenze un'emozione brutta, magari, se vi va, che vi capita spesso. Ok? Rabbia? Non lo so. Scrivete gli eventi che provocano questa rabbia. Ok? Deve accadere spesso, però, va bene? No, una volta nella vita mi sono arrabbiato. Cioè, qualcosa che vi torna spesso. Ci sono persone nuove che sono arrivate e stiamo facendo l'ABC cognitivo-comportamentale. Scrivete nelle conseguenze, le emozioni, no? Poi scrivete nell'evento gli eventi che hanno portato quella cosa lì. Dopo scrivete, qua è il passo delicato, non è facile da solo, vi consiglio un terapeuta per farlo, a volte può servire. Cosa avete pensato dopo che è successo l'evento? E scoprirete che il pensiero e la convinzione è fatto su quelle su questi schemi che vi ho detto prima. Giudizi, pretese, bassa tolleranza alla frustrazione, catastrofismo.
causa-effetto, posso non posso, devo non devo, si può non si può. Oh, ok? E lì quindi scoprite la vostra convinzione, che molto spesso, poi se ci pensate, deriva dal passato. Schema, vedete, facile, eccolo qua. Situazione, convinzione, spesso si basa su queste cose. E reazioni emotive. Questo è un primo modo per conoscersi, no? Per capire com'è il vostro pensiero. Ora, come vorresti sentirti invece in quella situazione? Devi creare un pensiero nuovo. Ripeto, ve la butto così come se fosse facile. Non è sempre facile. Ok? Questo deve essere chiaro. Io stesso nel lavoro su di me ho difficoltà, a volte nei gruppi ho fatto anche queste cose, a volte alcuni incontri con Jessica e altre persone. No, non è facile. Però a volte infatti nei gruppi facevamo, no? Dove una persona dava un consiglio all'altro, che pensiero sarebbe più utile fare? Ecco, vedete, interessante il rapporto con gli altri, il confronto con gli altri. Ah, a proposito, vedo alcune persone dal vivo, mi fa piacere vedervi anche dal vivo, almeno vedo un po' le persone che ho davanti, dai, fa piacere, grazie. Ecco, e scrivete il nuovo pensiero che potrebbe essere utile fare. Oppure, altra cosa molto bella, sembra banale ma non lo è, conoscete qualcuno che in quella situazione si comporterebbe diversamente da te? Imitalo, modellamento, imitalo, fai come lui, prova a vedere cosa succede e come ti senti. Certo, con attenzione, sapere cosa ci riferiamo, eccetera. Questo, ecco, il concetto di prima che vi ho detto sulle convinzioni, ve l'ho messo in maniera abbastanza facile. È molto, molto importante farlo bene, con un corso o con un lavoro di psicoterapia, torno a dire. Però ci si butta lo sbaraglio. Ecco, un esercizietto così, questo qui lo consigliavo ad alcuni ragazzi giovani durante alcune terapie. Va bene anche per gli adulti, per gli anziani. Disegnate un albero, ok? In un bel foglio, ecco. Lasciate spazio per le radici e ogni giorno, ogni altro giorno, scrivete un complimento che vi siete fatti o che avete ricevuto. Un episodio in cui ti sei piaciuto, in cui magari hai fatto qualcosa che di solito non riesci a fare o che non vuoi fare, ok? E un obiettivo realizzato. Ora, obiettivo realizzato ogni giorno non è facile, lo so. Vi do un altro consiglio che mi viene in mente adesso. Anthony Robbins, in uno dei suoi libri, dava un esercizio molto bello. Questo qua l'ho fatto anch'io, ammetto. Questo qua dell'albero non l'ho fatto, ma quello che dico adesso l'ho fatto. Nella vostra agenda, adesso provo a ricordarmelo come lo dice lui, se lo modifico va bene lo stesso perché ci sta. Nell'agenda scrivete di mattina cosa voglio dare al mondo oggi, ok? E la sera scrivete cosa ho dato oggi al mondo, ok? Oppure scrivete cosa ho imparato oggi. Certo, ci sono persone che diranno: stasera cosa ho imparato? Che la gente è cattiva e stronza. Ok, va bene. Sì, certo, vabbè. Questo è il discorso che ci facciamo sempre, no? Però noi stiamo bene se impariamo qualcosa anche dal male. Anche dal male si impara qualcosa. Cosa ho imparato oggi? Cosa ho dato al mondo? Cosa voglio dare al mondo oggi? Se invece volete essere più materialisti, di mattina scrivete cosa voglio ottenere oggi. E là siamo un po' più sul concetto, un po' più terra terra, e va bene anche quello. Per l'autostima serve anche quello, no? Perché questo, signori e signore? Perché se io mi pongo un obiettivo e lo scrivo, la mia mente inizia a mettersi nella condizione di fare un po' alla volta quelle cose.
Punto. Ci possono essere molti problemi, molte resistenze, per quello ribadisco, un lavoro di psicoterapia non è male. Questo lo sa anche Jessica che è qua alle conferenze, no? Non sempre l'ho detto alle conferenze della psicoterapia, ultimamente lo dico perché vedo che, insomma, manuali, corsi va bene, ma a volte se non si fa un lavoro un po' sul profondo, ci sono qualcosa frana dopo. Però non è sempre detto, eh? Queste sono idee che vi do. Allora, sentite, volevo passare, andiamo un po' avanti perché eccolo qua, dato che si parla a volte dei figli, no? Ecco, vedete, questo esempio molto, che poi va bene con tutti, eh? Adesso ripeto, qua i genitori mi odieranno. Diranno, non è facile, lo so che non è facile, però io vi do anche un po' quello che la manualistica dice, gli studi dicono, va bene, di psicologia dello sviluppo, eccetera. Dopo, sono delle, ripeto, signori, sono dei semi, un colpo di vento, idee. Guardate i vostri figli fisicamente, mettete da parte il tablet, lo smartphone a volte. E anche se i figli lo usano, toglietelo voi il vostro e state con loro lo stesso. Giocate insieme con lo smartphone a sto punto. Giocate insieme. E riconoscete delle qualità. Perché, ripeto, non si fa, non c'è questa mania di ricordare qualità, è più facile criticare. E ricordate loro le occasioni dove le mostrano. A proposito, prendo un libro, scusate, prendo un libro che. Ci siete? Questo qua si chiama 12 strategie rivoluzionarie per favorire lo sviluppo mentale del bambino. Ora, è di Siegel, grande, grande medico, molto intelligente, è anche psicoterapeuta. È un libro magnifico, magnifico. E dice delle cose molto importanti, no? Tra cui ricordare ogni tanto al bambino le sue qualità e le cose belle che ha fatto, che ha visto. Un piccolo esempio. Ecco, ma è un libro davvero bello. Un esempio di questo libro: il bambino cade, si è fatto male. Ok? Certo, a volte in università si dice: dai, dai, passa tutto, passa tutto. Cosa è successo? Cosa hai sentito? Ora ti fa meno male? Hai visto che il dolore passa? Queste quattro domande sviluppano la corteccia che aiuta a tollerare meglio il dolore e le emozioni forti del rettiliano. Avete capito? Sviluppiamo queste cose nelle persone. A riguardo ho una mia conferenza su questo libro, diciamo su YouTube, la trovate. Tipo crescita bambini, cose così. È il titolo. Allora, una cosa importante, ecco, sentite, circa, vorrei andare un po', tagliare un attimino e andare ai tipi di comunicazione, dato che abbiamo il comportamento, come sappiamo, il comportamento, la comunicazione aggressiva, l'immagine la dice molto lunga, no? Io domino sugli altri. Poi abbiamo quello passivo, dove io sono, subisco, e poi quello assertivo, lo stile che rivolge pari attenzione a se stesso e agli altri, senza essere condizionato dagli altri. Ok? Come si comunica in maniera costruttiva? Innanzitutto dobbiamo tutti sapere che è impossibile non comunicare. Qualsiasi, anche il silenzio è la comunicazione. Ogni comunicazione ha aspetti verbali e aspetti non verbali, quindi è importante anche quello.
gli altri non sanno leggere nel pensiero. Quindi spieghiamoci, diciamo le cose. Molto spesso diamo per scontato, non è sempre vero. Nelle discussioni evitate di parlare troppo del passato, state nel presente dei problemi. Perché se parlate troppo del passato, si riattivano tutti quei ricordi negativi del passato e non si va molto avanti. Parlate in prima persona, ad esempio in un litigio di coppia. Tu fai così, tu fai colà. L'altra persona si sente accusata. Quando la persona si sente accusata, si ritrae e si nasconde. Ok? È più utile dire questa cosa che hai fatto mi ha fatto sentire così, oppure con te in questo momento mi sento così. Così l'altra persona può essere capace di fare un cambiamento, magari, e non si sente accusata, ripeto, soprattutto. Non mettere terze persone nei litigi. Cosa ne sa il terzo? Lui mi ha detto, lei mi ha detto che. E poi la regola fondamentale, secondo me, attaccate i contenuti, non la persona. Se una persona, se un collega, un dipendente, vostro figlio, il vostro amico, fa qualcosa che non vi piace, non dite sbagli sempre o cattivo, ti comporti male, di questa cosa non è giusta. Questa cosa che hai fatto non la considero una buona cosa. Così ti staccate l'uomo, l'essere umano, dall'azione. Se voi invece fate un collage, quella persona si sente cattiva come quella cosa. Pensate un po' poi a questo, gli effetti che può avere nei figli, nei bambini, questo. Ecco, poi è così. Questa slide qua è sempre bella. Ecco perché dico questo. A volte. Poi anticipiamola, dai, torniamo qua un attimo. Allora, a volte la nostra autostima deriva anche tanto dal tipo di relazione di coppia che abbiamo. Cosa vuol dire? Che molte persone a volte magari sono giù di umore o stanno male, eccetera, perché hanno avuto qualche problema anche di coppia. Allora, insomma, o di coppia o con gli amici, eccetera. Allora, c'è qualche modo che potete fare per peggiorare le cose se volete, ok? Se volete stare tanto male, siate ipercritici con gli altri, va bene? Specialmente col partner, mi raccomando, perché voi sapete la verità, ok? Voi siete anche troppo bravi a stare con quella persona. Vi devono solamente ringraziare, ok? Anche i vostri amici. Cioè, dovete essere ipercritici. Vi ricordate La grande bellezza? Il film? Il discorso che fa Jeff Gambardella, no? Che fa a Stefania. Stefania, no? Che si crede la migliore e butta accuse su tutti, no? E c'è Jeff che gli dice: guarda che tu sei messa come noi, praticamente. Allora, ripeto, siate ipercritici. Secondo punto importante, il partner deve essere come voi, mi raccomando, eh? Stesse passioni, stessi gusti, eccetera, ok? Perché più uguali si è, meglio è, mi raccomando. Evitate l'intimità. Questo è molto molto importante. Cosa vuol dire? L'intimità, il sesso, queste cose, la comunicazione va bene i primi 2 o 3 anni di coppia. Dopodiché basta, mi raccomando. Sono cose da giovani. Dopo sono cose più serie da fare. Ok? Quando siete arrabbiati, questo è molto importante, usate l'altro. Tu non mi fai mai, tu non sei mai. Mi raccomando, specialmente la fase di lavoro stretta da casa, e arrabbiatevi subito con l'altro, perché l'altro deve prendervi per come siete, no? Quindi quando siete anche incazzati, ma sì, siatelo, l'altro accetterà sempre, no? Vi vuole bene. Poi, collegato al punto 3, evitare progetti da fidanzatini. Sono cose un po' così, ecco, evitate, mi raccomando, sono cose che si facevano i primi mesi, magari. E un altro punto molto importante. Non dite mai al partner ciò di cui avete bisogno. Dovrebbe già saperlo. Scusate, la vostra anima gemella deve conoscervi. Questo lo dico perché, per questo motivo, diamo tutto per scontato. Ma a volte le persone hanno tanti pensieri in testa. A volte è giusto fare un remember, no? Di queste cose qua. C'era un terapista di coppia tedesco che lui proprio
aveva fatto un'idea di terapia di coppia dove lui diceva chiaramente: ma la terapia di coppia, la consulenza di coppia, non è che serve alle coppie che stanno male, sempre. Cioè, serve anche ogni tanto alle persone per ritrovarsi un attimino, per fare un po' un check-up ogni tanto. Quindi ecco, la consulenza di coppia non va vista semplicemente come una cosa per curare qualcosa. Ecco, anche perché, triste dirlo, ma a volte le consulenze di coppia si fanno quando proprio la coppia è al limite. Io sono un terapista di coppia, nel mio curriculum, vedete, mi sono formato a Padova alla scuola sistemica, ma signori, le coppie che arrivano in terapia di coppia, 80% che arrivano almeno da me che vedo, cioè sono proprio come un paziente che sta morendo, mi spiego? Cioè, cosa dire, a volte si aiuta, ma tante volte è proprio che vanno avanti, mentre aver lavorato un po' prima su qualcosa, magari le cose possono andare diversamente. Ecco, altro esercizio pratico alla fine, questo non so perché l'ho messo adesso, comunque vabbè, era messo qui. Questa qua è una cosa che, ripeto, è utile fare. Un diario personale, qualcosa di vostro. E scrivere ogni tanto delle citazioni che vi ispirano, i propri diritti di base di essere umano, una lista di mete, però ho dimenticato questo passaggio che ho scritto, una lista di mete e obiettivi a breve termine e lungo termine. Sapete che ci sono dei libri interi su come si fa un obiettivo, quindi abbiamo capito quanto importante è l'obiettivo. Una lista delle proprie fantasie e di sogni. Che fantasie avete? Scrivetele. Una lista delle proprie migliori qualità. Anche questo è molto importante. Poi c'è il classico esercizietto interessante, anche questo, che si può sperimentare proprio, no? Il copione. Pensa a cosa vuoi da una situazione. Preparati il copione di ciò che dirai, come il copione di un film, no? Impara il copione, fai delle prove davanti allo specchio o a un cuscino e fallo ad alta voce. E poi fallo davvero con la persona che devi esporre qualcosa. E quando lo hai fatto, che sarà stato sicuramente difficile per te farlo, perché è una cosa importante, premiati. Mangiati un dolcetto, vatti a fare una sciata, vai al mare, guardati un film al cinema con i tuoi amici o con chi vuoi tu. Poi una cosa importante che ho aggiunto, e non mi stancherò mai neanche a me di dirlo, datevi delle scadenze per fare le cose. Ora voglio essere odiato fino alla fine e vi citerò il fondatore di Amazon, Jeff Bezos. Jeff Bezos, che è criticabile per tante cose politiche, economiche, eccetera, eccetera, come per altri no, ha fatto un video intervista molto interessante, cercate su YouTube, scrivete cos'è, successo, autostima, Jeff Bezos, dice una cosa che per me è importantissima. Io a volte faccio della formazione all'ITIS di Rovigo, una scuola, un istituto superiore di Rovigo, e questa frase il nostro video di Jeff Bezos che la dice, semplicemente così. Dice che lo stress non deriva da tante cose che hai da fare, ma deriva dal fatto che non fai le cose. Ed è per me micidiale. Cosa vuol dire? Quando avete qualcosa che dovete fare, volete fare, ma non lo fate mai, questo pensiero vi distrugge la testa. Ma quando lo fate, vi siete più leggeri. Quindi fate le cose. E come dice anche Marchionne, bisogna fare le cose e farle bene, punto. Darsi le scadenze, fare le cose, ma anche le cose piccoline, proprio le più grandi. Poi, se parliamo di autostima, non dimentichiamo, è qui, e lo dicono in primis la medicina, no? Praticare uno sport. Uno sport è molto importante, non è tutto. Attenzione, ci sono persone che fanno sport e sono tristi, ok? Perché eventi traumatici possono colpirci lo stesso, no? Ma lo sport è molto importante, quindi
pensate, ecco, a coltivare uno sport, ecco, una corsa, uno sport di gruppo, quello che volete, uno sport. Ecco, io avrei finito. Avrei finito, prima che mi dimentico, ringrazio tantissimo Jessica per l'opportunità. Prima ho terrorizzato di non farcela finire tutto, invece ce l'ho fatta. Scusa, ma avevo una... Ecco, io avrei finito, ecco, ripeto, con l'esperienza un po' che mi sto facendo, che ho, non è tutto questo. Cioè, i discorsi che gli ho fatto sono delle idee, delle suggestioni, dei semi. Contate che per ogni slide ci sono libri interi, se volete. Sia chiaro questo. Come per ogni lavoro sulle convinzioni, è anche utile proprio un lavoro, secondo me, di corsi, di psicoterapia anche. Ho letto, Jessica, il messaggio dell'host, adesso lo metto. Dopo, ecco, vediamo un attimino. Grazie a tutti intanto, eh. Passo la parola, è facile fare qua. Boh. Chiudo tutto. Ciao. Partecipanti. Dove cavolo sei? Boh. Ah, ciao, ciao, ho visto una persona dal vivo che conosco. Come si chiami? Harry. Fatto.